Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Governo. Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare è l'ennesimo, come è già stato ricordato, rimedio tramite il differimento dell'entrata in vigore del provvedimento al 1 gennaio 2020 di una norma che abbiamo ereditato dai governi precedenti e che è semplicemente una norma sbagliata. Parliamo infatti, al di là del fatto degli assistenti bagnanti, del salvataggio in mare dei bagnini, parliamo invece per quanto riguarda i motori fuori bordo, quelli con potenza di 40 cavalli e sono di fatto ormai in Italia un punto di riferimento per chiunque voglia condurre delle piccole unità navali senza dover obbligatoriamente essere in possesso della patente nautica. In pratica sono le motorizzazioni più diffuse in assoluto e per tutte quelle piccole imbarcazioni che vengono noleggiate in estate dai turisti, e ricordo che oggi è il 18 di luglio, che in tutte le nostre località balneari sono praticamente i gommoni, insomma, per intenderci. Che tutte le tante persone utilizzano al mare per andare a scoprire appunto le calette piuttosto che le spiagge nascoste, insomma, che generano un indotto non indifferente al settore. La norma incriminata è una norma che risale al 2015, quindi la cui paternità è abbastanza chiara, ed è entrata in vigore nel 2018. E ha modificato i parametri che devono rispettare appunto le diverse tipologie di motori per essere utilizzate senza avere la patente. Questa modifica ha di fatto dal 2018 reso fuori legge e quindi inservibili a tutti gli effetti da un giorno all'altro circa 7.000 motori ad iniezione a due tempi più tutte le altre tipologie, come ricordava anche Mallegni, che hanno una potenza inferiore ai 41 cavalli. E molti di questi motori sono stati acquistati dalle società, appunto circa 217 italiane, che di locazione di questi piccoli natanti, e questa norma ha di fatto paralizzato l'attività di molte di queste ditte, di queste attività. È evidente quindi che l'introduzione dell'obbligo della patente nautica per l'utilizzo di questi motori ha generato un danno al settore, uno ulteriore oltre a tutti gli altri, in quanto prima del 2018 molte aziende, molte ditte hanno fatto investimenti acquistando questo tipo di motori perché erano motori a norma di legge e sono stati resi del tutto inutilizzabili da questa norma. Molti turisti infatti non hanno la patente nautica, si recano nelle nostre coste e quando affittano una di queste barchette si trova in difficoltà perché diventano mezzi impossibili da locare. Analogamente anche i possessori privati di queste unità con questi citati motori, appunto, non essendo in possesso di patente nautica, si sono trovati da un giorno all'altro nell'impossibilità di utilizzare le proprie imbarcazioni. E quindi ovvio che negli ultimi anni, per evitare questi danni economici a tutto il settore, la legge è stata derogata, sono state fatte appunto queste due deroghe, salvando la stagione del 2018 e oggi andiamo a salvare almeno metà stagione del 2019. È ovvio però che un intervento più strutturale è assolutamente necessario, perché siamo ben consapevoli che la proroga non può essere la regola, e proprio in questa ottica va anche l'ordine del giorno che ho depositato, è stato approvato, per andare a trovare una soluzione che sia una soluzione definitiva, che ponga rimedio a questa situazione che si sta protraendo ormai da troppo tempo. Quindi l'invito è assolutamente poi per tutta la Commissione nell'andare a trovare una soluzione, magari andando a rendere possibile l'utilizzo quantomeno per un numero di anni che sia un numero di anni congruo ancora dei motori sotto i 41 cavalli, quantomeno per chi li ha comprati
prima dell'entrata in vigore di questa, di questa norma, per poi andare a regime quando questi motori andranno a esaurimento. Pertanto annuncio il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier PSDAZ e con la speranza che tutta l'Aula possa unirsi a questo voto, perché è una necessità veramente urgente e impellente del settore. Grazie. Grazie, signor Presidente.